Siamo praticamente in diretta. Sì. Secondo lei, che abita nelle palazzine adiacenti, questi, chiamiamoli così, sotterranei dove oggi abitano i senza tetto, chi dovrebbe intervenire per porre fine a questa situazione? Beh, mi auguro che esistano degli assistenti sociali e un sistema per aiutare queste persone. Nessuno vuole emarginarle, anzi, siamo abbastanza tolleranti e, come potete vedere, nessuno mai gli ha detto niente, arrostiscono, noi lasciamo, ci fidiamo a lasciare le finestre aperte, non è un problema. Però non è giusto per loro e non è giusto per noi. Allora Marcello, come abbiamo potuto anche sentire la testimonianza del ragazzo che abita proprio dirimpetto agli androni del palazzo. Buonasera. Ciao. Sei già venuto, Natale. Buonasera, salve. La intervistiamo subito, Marcello Polasco. È lui che è lui responsabile. Piacere, Marcello. Salve. Noi siamo tornati chiaramente sul luogo, come suol dire. Già veniamo una volta. Sì, sì. Sappiamo anche che voi, diciamo, come staff della Tesoreria dello Stato, avete più volte incontrato magari anche prefettura e questura, un attimino per cercare di capire, di venire a capo di questa situazione qua. Ci riferiamo alla situazione chiaramente dei senza tetto che hanno ormai occupato questi androni qua esterni. La situazione, ne parlavamo prima anche con un abitante, un residente qua del palazzo, la situazione igienico-sanitaria non è delle migliori, questo è ormai un dato di fatto. C'è il collega Marcello Polasco, come va? Come procede? Siamo veramente... Sempre peggio? Ma quest'acqua sta continuando... Adesso abbiamo sentito i funzionari della tesoreria, qualcosa speriamo si muova. Dinanzi a questa situazione paradossale, qualche feedback positivo, qualche notizia positiva dalle istituzioni, Comune di Cagliari, Questura, Prefettura, anche per garantire l'incolumità? Aspetta un attimo, perché... No! Aspetta, ti aiuto. La vostra situazione. Ciao. Marcello Polasti, piacere. Alessandro, ciao. Dai, andiamo a vedere un attimino. Allora, la soluzione è che si... assistenti sociali che non sono andato nessuno. Salve. Nessuna proposta. Ciao ragazzi. L'alternativa qual è? Maschera e pin. Ma sai che io qui avevo intervistato per 5 Stelle TV Roberto. Oh. Non c'è più? No. Ma perché non abita proprio più qui? È andato no, via? No, è andato via qua. Non, non c'è più. Okay. C'è Walter. Sì. Ma questa è una casetta praticamente. Sì. Walter è il ragazzo che c'è giù, eccolo là. Ciao. Ecco, io volevo un attimo di speranza. Quantomeno una proposta che sia... All'Aquilone ci hanno dato la possibilità momentanea. Cioè siamo dalla sedia un 20 giorni e poi punti a capo. Sì. Per me questa non è una soluzione. Non è una soluzione perché comunque in questa situazione noi ci siamo perché siamo indigenti, non perché non vogliamo lavorare. Andare all'Aquilone, che poi tra l'altro sarebbe una comunità per ubriaconi, tossici o ex o quantomeno, quant'altro. Che io sono scritto all'ufficio di collocamento, metto l'annuncio per lavoro sul baratto, mi sono mosso tramite quelli che siamo gli organi, sono loro, quindi gli assistenti sociali mi conoscono, ad oggi non si è niente fatto, ecco perché siamo arrivati a questa condizione. Ma quando io sono entrato circa un anno e mezzo fa, sì. Circa saranno stati anzi 15 mesi fa, sì, diciamo, lavoravo. All'interno di questo ambiente non c'era un goccio d'acqua. L'ambiente era giusto, era pulitissimo. Roberto mi illustrò anche la presenza di un bagno dove voi vi alternavate per le pulizie. E il bagno sta qua, non sul lato, era lì. Adesso vediamo una quantità di acqua che ha dell'incredibile. Impressionante. Le pompe non funzionano più, quanto la corrente non so. Ma staccata. È vero che è stata staccata la corrente, perché dicono che non vi volevano più qui sotto e qualcuno dei condomini avrebbe staccato le pompe.
Sì, però è un'arma anche un doppio taglio, perché qui non arrivano a scale dove c'è l'ascensore, che all'acqua arriva alle ginocchia. Noi non è che vogliamo per forza fare il braccio di ferro. In strada non possiamo stare. Quest'inverno io stavo qua perché la strada non va bene per nessuno. Questa è una condizione invivibile, adesso in strada devo starci per forza. Senti, 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 sulla nostra testa un'auto che ha appena acceso il motore, quindi abbiamo un parcheggio vero e proprio alla luce del sole, e sotto abbiamo questa situazione, consentimi, senza offesa, ma le immagini parlano da sole, di degrado. Sì. Esatto. Oltretutto qua le condizioni sanitarie non sono pensate inesistenti, perché quando era asciutto si spazzava, si puliva e il bagno funzionava. Guarda, vedi. Ecco qua. Questa è un'immagine emblematica, Marcello, vedi. Io adesso vi prego per un attimo di seguirci per vivere in prima persona la situazione che questi signori vivono tutti i santi, passatemi il termine, giorni. Infatti siamo in diretta. Oh, ciao, scusa, non ti vorrei. Ecco qua. Qui scusa se ti ho disturbato, il pavimento delle tavole, una sorta ecco di ponti di legno. Io chiedo permesso se posso accedere nel tuo, passami il termine, appartamento. Ecco, troviamo un ragazzo che vedete stava riposando, mi dispiace. Ecco qua. No, non riprendo. Stiamo inquadrando il pavimento, il pavimento. No, stiamo inquadrando il pavimento in modo tale che la privacy ci sia, sì, tranquillo. Vedi, abbiamo tutta una serie di stanze. Io Marcello sto inquadrando proprio, ecco qua. Sì. Sì, infatti tranquillizziamo il nostro. No, lo so. Ecco qua. E vedete, su questo lato, sul pavimento, troviamo uno specchio vero e proprio d'acqua, danno un'occhiata, cioè, ma voi come potete attraversare? Cioè, esatto, una barca, scusa. Attraversiamo da qua. Ma come? Da dove? Scusa, da questa scala. Ma dentro questa casetta? Sì. Ma cioè, perché è comunicante? È comunicante? Cosa devi fare? Dove lo passi? Guarda. Certo. Lì almeno 2 metri di acqua. 2 metri d'acqua? Cioè 2 metri d'acqua, incredibile. Scusa, questa è una. Dove vuoi andare, Marcello? Guarda, c'è una porta, un'altra porta dall'altra parte. Ecco qua. Sì. Adesso. Ah, c'è una porta. Sì, ok. C'è l'altra porta. Ah, lì avete. Guardate che bellino, allora il cane. Eccolo là. Mio. Perché? Ok. Ah, non vuoi farlo riprendere? No. Guarda. Manca roba 57. 57? Sì. Grazie a Dio, anche vive nell'acqua, non problema. Fratello, cosa devi fare? È così. Ma questa è una situazione, perdonami, guarda la situazione. Cioè, vivete nell'umidità. Certo. Ehi, italiano. No. Da dove? Io sono metà. Metà risardo e metà. Ma tu dici una curiosità, da questa casettina si può accedere più avanti? Cioè, sì. Sono comunicanti? Sì, entri da qua e esci dall'altra parte. Perché? Perché l'acqua a fronte a te. Vedi, ti sta dicendo che c'è proprio è l'acqua. È pericoloso, vero? Pericoloso, certo. Quindi immaginiamoci, ecco, le immagini in esclusiva adesso che stanno chiaramente scorrendo sui vostri monitor, ecco qua. Era quello che volevamo dirvi, sì. Che ci troviamo esattamente a forse mezzo metro di profondità nelle viscere di Cagliari. Una soletta di asfalto separa la Cagliari di sopra con questo grandissimo ambiente, una vecchissima autorimessa dove fino a poco tempo fa le persone vivevano, possiamo dirlo nel virgolettato, tranquillamente. Ad un certo punto la corrente è stata staccata e quindi le pompe che consentivano l'aspirazione delle acque sotterranee di falda, ma dunque anche delle acque meteoriche, diciamolo, fognarie, sono state spente e ad un certo punto il livello dell'acqua, come potete vedere, è salito. E da quanti mesi voi vivete in questa situazione? Adesso ce l'abbiamo 3 settimane. Da 3 settimane? In 3 settimane l'acqua è salita, ecco qui qua. Di mezzo metro e più avanti mi dicevate di 2 metri. Lì minimo 1 metro e mezzo. Un metro e mezzo. Dalle tre parti le vedo. Sì. Ascolta, un'ultima domanda. Quante famiglie abitano qua sotto? O quante persone? 7 persone qua. 7 persone complessivamente. 2 donne e l'altro uomini. Vi siete rivolti agli uffici competenti, a qualcuno che potrebbe aiutarvi? Hanno arrivato 1000 volte qui, però. Hanno constatato il problema, ma non hanno agito, come non si può dire. Non sono intervenuti. Bene, non ci resta che riguadagnare la luce.
Mamma. Ecco qua. Ci sta raggiungendo e chiaramente sta percorrendo. Ecco qua. Queste sono le immagini emblematiche. Allora, no, no, fermati pure là perché non vorrei che tu cascassi. Da qui abbiamo un audio perfetto. Cioè, tu stai con l'acqua alle ginocchia da quanto tempo, scusa? Da 3 settimane. Ti arriva... 2 settimane. 3 settimane, non 3 settimane. Tu ti trovi in questa condizione da 3 settimane. Ci potresti riassumere per quale motivo? È stata staccata, ci stavano dicendo la corrente, giusto? La corrente delle pompe. Se le pompe non funzionano. Le pompe sommerse non funzionano più. L'acqua, non funzionano. Okay. Senti, se ce lo puoi dire, chi ha staccato secondo te la corrente? Non lo so, non avevo il padrone che sia di qua. Potrebbe essere un guasto, quindi. No, guasto non lo so, non l'ho fatto apposta, per mandarci via. E avete provato a chiamare i pompieri? Sì, anche i pompieri hanno competenza a loro, vedi un po' te, i pompieri non è... Quindi 2 o 3 volte e poi basta, poi non so perché. Ma danno, tra virgolette, fastidio alle persone con i loro comportamenti? No, potrebbero fare di meglio, nel senso che magari uno vorrebbe aprire la finestra in estate, sta morendo di caldo, e non essere affumicato. Però, quello che voglio dire è che... L'arrosto molto spesso. Ci può anche stare, lo posso capire, un palazzo abbandonato. Quindi è così, c'è la carico, ci sono 1000 edifici così. Tra l'altro se basta andare in Via Nuoro, comunque questi senza tetto dormono davanti alla casa dei carabinieri, quindi... Il palazzo abbandonato era proprietà della vecchia Corte dei Conti, cioè non della vecchia, sì, della Corte dei Conti. Sì, assolutamente. Era proprietà della Corte dei Conti, non so a chi è stato poi venduto, so che però poi è stato occupato da una parte della Ragioneria dello Stato, ci sono anche commissioni della ASL, credo. Quindi ora è abitato, certo. non completamente, però in uno stato di abbandono totale. Quanti anni ha? 48 anni. 48 anni. 76, 76. Certo. Io soffro di patologie, io prendo la pensione ogni mese e tante cose, capito? Ma la pensione, ma ti arriva qua, cioè hai un numero civico? No, io vado alla pensione in via Locudoro, ma è una fesseria. All'ufficio non postale. Non so, sì, non è pensione. Mi danno 150 euro, cosa vuoi che faccio? Cos'è? Io devo scollettare ogni giorno per mangiare, capito? Per sopravvivere. Tu chiedi la questua, l'elemosina, certo. Siamo capi. Certo. Walter, a me non resta che farti tanti auguri, però ci vorrebbe un bel Ferragosto. Infatti. Queste sono delle immagini davvero... Senti, ma quell'acqua è fredda, scusa. Sì, da una parte è fredda, dall'altra parte è calda, ma da una parte è bassa, dall'altra parte è alta, più alta di arriva proprio qui, ecco qua. Al bigio, nell'ombelico ma arriva. Incredibile, ero occupato, è un'estate torrida, magari sono impegnati. Problemi gravi di salute, non si può così, è una seconda domanda. Tu dormi all'asciutto, Walter? Cosa all'asciutto? Tu guarda dove dormi, stamattina ero di nuovo bagnato, dovuto di nuovo sollevare il letto, non capisco. Cioè su quelle cassette... Sulle cassette, sì. L'acqua era la niente, il 115 non risponde. Il 115 non risponde... Tutto, capito, è un finimondo, veramente l'apocalisse, siamo allagati fino al collo, ti ripeto. E loro dicevano, sono i residenti che ci hanno staccato le pompe per l'aspirazione dell'acqua e da allora si è allagato, ma... Io, nel senso, non sono cose da fare perché non si fa. Però quello che voglio dire è che anche se vogliamo, non è giustificabile, però... Dice in casi estremi. È un caso estremo, è... Persone che erano stanche di avere i cosiddetti barboni sotto casa. Sì, per carità, poi se li avete intervistati, comunque li avete visti, sono sicuramente degli emarginati che non hanno casa, non so se prendono o percepiscano pensioni di invalidità, non ne ho idea. Chi li deve recuperare? Allora, tanto meglio che cosa facciamo? Li mettiamo a buon cammino ed escono peggio di prima, come purtroppo è. Quindi, insomma. Paradossale, lì avete la roba stesa sull'acqua. Sì.
roba bagnata sul bagnato. Tu immagini, guarda, certo. Guarda il frigo. Guarda il frigo. Capito? Che quando acqua c'è lì per prendere questa cosa qui su. Prima. Questo è un frigorifero, ma è senza corrente. No, ma noi non abbiamo né frigorifero, guarda. Niente qua. E lì avete il fornelletto, con quello potete cucinarvi qualcosa. Sì. Eravamo alla Caritas facendo interviste sulle nuove povertà e lì potrebbero ad esempio accogliervi. Io cosa frenni? Sì. Ma perché? Io ho mai mangiato lì. Perché? E mai andato a dormire lì? Mai. Dove accolgo? Ma avete una cameretta, avete una stanzetta per poter vivere. No. Ma piuttosto che restare così. Allora, prima di tutto la loro situazione, io ci sono già stato, è momentanea. Significa che dopo 20 giorni tu ti trovi in mezzo alla strada. Capito? Beh, se ti prendono in carico, poi è compito a loro comunque darti una sistemazione adeguata, non una casa protetta, non una struttura. No, così non è stato per me. Io mi sono trovato senza di nuovo dimora. Cioè, da un giorno all'altro ti hanno detto, tu devi andare devi via, andare non via. Possiamo più tenerti qua. Esattamente, stiamo parlando dell'Aquilone, perciò. Una cosa assurda. Ma non è assurda, questa è la realtà. Io ho mai andato nella mia vita, mai. Poi se volete documentare anche un altro registro, giusto? No, davvero, più spunti di riflessione. Dove noi siamo? No, passi, non la filmo, signore, stia tranquillo. Lei ha fatto la spesa. Certo. Scusa, devo mangiare o devo morire? Certo. Nessuno ti vuole aiutare, non chiediamo una cosa non esista, un posto per dormire. Dove andiamo? Me le dice lei? Dove andiamo? Dove andiamo? Ma qui, almeno c'è un po' di tetto sopra il testa, che andiamo fuori. Diciamo che per mangiare ci aggiustiamo, qualche giornata la facciamo. Non andiamo a rubare, non facciamo niente di male, viviamo qui tranquillamente, però solo chiesto a Vigile del Fuoco per togliere un po' di acqua, nessuno ti vuole aiutare. Guarda Marcello, guarda la situazione. Guarda scusa un attimo Alessandro, siccome lui ci sta chiedendo, è a casa sua ed è giusto farlo parlare. Come potrei raggiungerti per intervistarti là, scusa? Ah, no, però adesso non vorrei che tu... No, si può venire a lui. Certo. Poveretto, lui continua a parlare perché è oramai esausto. Va bene. Marcello, con queste immagini... No, cercheremo di portare questa notizia davanti a chi potrebbe intervenire effettivamente per porre fine a questa situazione. Perché un conto è dare notizie sulla stampa ed un conto è dare notizie per poter quindi intervenire e risolvere facendo vivere alle persone purtroppo delle emozioni in senso negativo per portare queste emozioni a poter divenire, scusando il gioco di parole, positive per poter risolvere questa terribile situazione. È da via 20 settembre, purtroppo ecco qua, la realtà è questa, queste immagini emblematiche faranno percepire chiaramente a chi vedrà il video l'emergenza che chiaramente sono costretti a vivere questi signori. Continua a dire, vedi, siamo esseri umani, non siamo bestie. Ha ragione. Guarda.